Operare con l'estero è diventato piuttosto comune, ma da un punto fiscale e contabile rimane una delle azioni più complesse per imprenditori e professionisti. Se non si conoscono bene le regole, il rischio di sanzione è dietro l'angolo. In questo video parliamo di operazioni di vendita verso soggetti intra-UE. Ricordiamo che per chi opera con altri soggetti titolari di partita IVA europea, prima di effettuare qualsiasi azione con l'estero, è obbligatoria l'iscrizione al registro VIES. Con questa breve guida vedremo come trattare le operazioni di vendita business to business, ovvero tra il forfettario italiano e un'impresa con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Caso 1. Vendita di beni. L'articolo 41,2 bis del decreto legge 331 del 93 stabilisce che le vendite di beni effettuati da soggetti forfettari non sono qualificate come cessioni intracomunitarie. Possiamo dire quindi che una vendita di beni effettuata da un forfettario verso un cliente UE è assimilata ad un'operazione nazionale. Pertanto, il venditore non addebiterà l'IVA, come solitamente fa, anche nelle vendite in Italia. L'unica differenza è che nella fattura di vendita si dovrà riportare la dicitura «La seguente operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41,2 del decreto legge 331 del 93». Inoltre, per operazioni di questo tipo, non andrà presentato alcun modello Intrastat, come abbiamo spiegato anche nel video in descrizione. Caso 2. Le prestazioni di servizi. La norma di riferimento è formata dagli articoli 7 ter e seguenti del DPR 633 del 1972. Nel caso in cui il professionista o un'impresa di servizi in regime forfettario emetta una fattura nei confronti di un'impresa UE, non andrà ad addebitare alcuna IVA in fattura, proprio come nel caso di clienti italiani. Tuttavia, nella fattura, oltre al solito riferimento della norma del regime forfettario, dovrà essere riportata anche la seguente dicitura: operazione soggetta in ambito UE a reverse charge nei casi previsti dalla legge. Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 7 ter e seguenti del DPR 633 del 1972. In questo caso, dovrà essere presentato il modello trimestrale Intrastat relativo alla vendita di servizi. Se hai ancora dubbi, lascia un commento o visita il nostro sito partitaiva24.it. Troverai tutto quello che ti serve per aprire e gestire la tua partita IVA online. Ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri? Iscriviti al nostro canale YouTube e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato.